Dai report dei servizi sociali abbiamo dei dati veramente importanti, dove c'è una forte dispersione scolastica, ci sono ragazzi che si dedicano completamente all'uso dei cellulari, c'è pochissima comunicazione, hanno bisogno di essere supportati continuamente rispetto a una serie di problematiche. Un'iniziativa della Commissione europea per tutelare i minori vulnerabili è lo European Child Guarantee, che fissa i principi per assicurare pari opportunità ed accesso gratuito ai servizi essenziali per tutti i minori a rischio di povertà o di esclusione sociale. Se ne discute a Castel dell'Ovo con operatori ed esperti del settore. In Italia lo European Child Guarantee si traduce nel Piano d'Azione Nazionale per la Garanzia e l'Infanzia. L'Italia ha rappresentato, siamo stati i primi insieme a Francia e Germania a presentarlo, dalla fine di luglio è operativo e già è stato messo nei PONC, che sono i piani operativi nazionali dei singoli ministeri, e quindi noi avremo entro dicembre la possibilità di attuare concretamente con questo piano, con tanti progetti concreti. Seguendo le linee europee, i punti essenziali del piano sono i servizi di cura della prima infanzia, le attività educative, l'assistenza sanitaria, l'accesso ad alloggi adeguati e il diritto a un'alimentazione sana. Scuola, istruzione, ma anche politiche sociali devono camminare insieme perché alla base c'è l'accoglienza e l'ascolto della famiglia e dei nostri bambini. Io ci ho tenuto che fosse presentato e discusso oggi a Napoli in questo contesto perché la nostra attenzione come comune è un'attenzione proprio a prevenire e a contrastare tutti i fenomeni di emarginazione, di povertà educativa, e quindi questo strumento ci consentirà di intervenire in modo efficace utilizzando i fondi che ci saranno messi a disposizione.